Firenze è sempre più polo attrattivo del confronto politico a livello nazionale. In occasione della 7ª edizione della Festa dell'Ottimismo, promossa dal quotidiano Il Foglio, aperta al pubblico, una sfilata di ministri, sindaci, segretari di partito, presidenti di regione, alternati a personalità della cultura e dello spettacolo. Si sono riuniti nel Salone dei 500 di Palazzo Vecchio per affrontare temi di attualità, a partire dalla difficilissima situazione del Medio Oriente con la guerra in Israele, delle sfide energetiche, per poi passare al vivo della politica, del PD, delle europee, delle eventuali alleanze, del salario minimo e della manovra. Presenti sottosegretario alla presidenza del Consiglio Mantovano, il ministro dell'Ambiente Pichetto, dell'Istruzione Valditara, il ministro degli Affari Europei Fitto, quello dell'Interno Piantedosi, la ministra della Famiglia Roccella, il ministro della Difesa Crosetto. Come sempre in politica non sono mancate le frecciatine, quella più evidente da parte del presidente della Regione Campania De Luca, che sul modo di fare opposizione ha detto di vedere il PD navigare negli spazi intergalattici e di trovare nel PD persone cafone e presuntuose. Il leader Italia Viva Matteo Renzi, tra i più applauditi, non le ha mandate a dire al leader di Azione, Calenda, che subito dopo ha replicato affermando che Azione non andrà alle elezioni europee insieme a Italia Viva. Frecciatine, botte e risposta, ma anche sorprendenti strette di mano come quella tra Renzi e Giuseppe Conte. Da molto tempo non si incontravano, poco prima però, chiudendo il suo intervento, il leader Italia Viva aveva ricordato con orgoglio di aver contribuito alla crisi di governo che ha fatto cadere l'esecutivo Conte e di aver spinto per la successione di Mario Draghi a Palazzo Chigi.